Ciao amici, sono Panino Tube e oggi dopo tanto tempo ritorniamo su Granny 2 perché ho trovato una nuova mod proprio su questo capitolo. In questa mod i nostri cari nonni saranno dei dottori psicopatici, mamma mia! Dobbiamo fare molta attenzione. Prima di cominciare vi raccomando lasciate davvero tantissimi like sotto questo video, condividete il video con i vostri amici, iscrivetevi al canale con la campanella attiva. Se volete essere inseriti alla lista dei saluti che ci sarà alla fine del prossimo video, scrivete qui sotto nei commenti la parte del video che più vi è piaciuta. E poi Panino salutami! Vi ricordo che la lista dei saluti si trova in fondo al video. Inoltre vi ricordo che su questo canale faccio un video al giorno, ogni giorno alle 14.05 esce sempre un nuovo video. Ma ora direi di partire, direi di cominciare. Mamma mia, dopo tanto tempo finalmente avevo trovato una mod su Granny 2. Perché ormai stavano facendo mod solo su Granny 1. Infatti ho portato solo mod su Granny 1. E ora finalmente ce l'abbiamo sul secondo capitolo. Ok, facciamo difficoltà facile. Non sono più abituato a giocare con tutti e due i nonni contemporaneamente, quindi vediamo cosa esce fuori. Ovviamente non andremo a completare il gioco perché l'abbiamo fatto ormai chissà quante volte. Inoltre vi ricordo che io qua su Granny ho proprio fatto una serie, un'intera playlist piena di video. Vi lascio qui sopra fra le schede, proprio la playlist dove ci sono tutti i video di Granny 1, Granny 2, Granny Mod, tutto quanto, tutto quello che voi cercate. Comunque adesso partiamo qua. Ci stiamo alzando dal letto, guardate, mamma mia, voilà, buonasera. Eccoci qua. Siamo qua, finalmente dopo tanto tempo su Granny 2, che non ci giocavo da tanto tempo perché il gioco non viene aggiornato ormai da tempo. Vabbè, prima o poi faranno un aggiornamento su quel gioco. E anche le mod purtroppo sono principalmente su Granny 1. Su Granny 2 proprio ci sono poche mod. Cioè, nel senso, le mod che c'erano le ho già portate, quindi non riesco a trovare nuove mod. Voilà, questa è la fognatura con il polpo e guardate qua com'è diventata. Ok, saliamo, saliamo. Mi piace come hanno fatto qua la cantina. L'hanno fatta molto bene. Ok, vediamo qua se già troviamo un oggetto. Alcune volte qua si trova la crowbar. In questo caso non è di qua. Mamma mia, mamma mia. Aspettate, alcune volte c'era un oggetto che stava giù, qua dove si trova il polpo. Solo che ora non lo so se c'è. Proviamo a vedere. Qua alcune volte, non mi ricordo qual era questo oggetto, ma alcune volte compare. Va bene, non c'è niente. Non c'è nessun oggetto. Saliamo, saliamo. Voilà, buonasera, buonasera. C'è qualcuno? Ok. Non c'è nessuno di qua. Possiamo salire? Nonnini? Nonnini cari? Non fatemi la punturina, vi prego. Non fatemi la puntura. Sono qua solo di passaggio. Non scappo neanche dalla casa perché esploriamo soltanto qua la mod. Penso che questa mod sia basata sulla versione in cui c'è anche il figlio di Slendrina. Sì, infatti lì è aperto. Apriamo qua. Non c'è niente. Proviamo a vedere qui fuori. Voilà. No, ma dai! Ma stava già subito lì dietro! Stava già subito lì dietro la nonnina! Nonna, perché? Perché ti sei fatta trovare lì? Mamma mia! Ma pure io, no? Ho visto lì la porta aperta! Cioè, ci potevo arrivare che la nonna è passata da quella porta! Però avete visto com'era la nonna? Avete visto? Ora la vediamo meglio perché andiamo a vedere proprio tutto quanto qua la mod. Ok, perfetto, dai! Apri quella porta, voilà, buonasera, buonasera. Ecco, la cosa che mi dà fastidio proprio del gioco di Granny in generale è che quando veniamo presi la prima volta, il personaggio inizia a zoppicare proprio con le gambe. Guardate qua come zoppica. Una cosa che non mi piace più di tanto. Anche perché a lungo andare può dar proprio fastidio alla giocabilità. Ok, il figlio di Slendrina comunque penso non sia cambiato. Vediamo qua sotto se c'è almeno la stun gun. Non c'è la stun gun, ma dai, ma dai. Stangan, dove sei? Stanganuccia, sei da queste parti? Voilà. Di qua non c'è, proviamo a vedere da questo lato. Nonno sta dormendo, nonno! Direi di dileguarmi subito, direi di andare subito sopra. Vediamo se la nonna sta di qua. Sicuramente la nonna sta sempre sul piano superiore. Ciao, 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 nonnina, nonnina, era già qua, era già qua, mamma mia. No, 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 tutti e due. Da un lato c'era il nonnino e dall'altro c'era la nonnina, che prima stava dormendo e ora invece il nonnino si è svegliato. Voilà! Andiamo sopra, andiamo nel piano superiore. Ok, saliamo, sa. E va bene però. La nonna stava già salendo dalle scale. Nonni, venite qua, mamma mia, fatemi esplorare sto piano superiore. E dai, insomma, e allora. Ok, andiamo da questo lato,
Andiamo con calma, almeno vediamo come è fatto di sopra, come hanno fatto il secondo piano. Non sono più abituato con tutti e due, insomma, va bene, nonna, va bene, insomma. Cioè, allora, inizia a seguirmi, poi smette di seguirmi e si blocca proprio davanti alle scale. E non si fa così, nonna, non è giusto, non è giusto nei miei confronti. Andiamo qua, voilà, buonasera, buonasera, andiamo di qua. Vediamo qual è il piano superiore. Facciamo solo attenzione perché prima ho sentito che la nonna ha piazzato una trappola da qualche parte. Ok, qua ci sono le cutting pliers. Vediamo qua. No, la stangan non dovrebbe trovarsi lì dentro. Secondo me sapete dove si trova. Proviamo a vedere qua. Che facciamo attenzione a questa trappola. Ok, perfetto. Vediamo di qua. Secondo me la stangan si trova dentro la stanza della nonna. Non so perché ho questo presentimento. Allora, vediamo qui dentro. Proviamo a vedere qua, c'è qualcosa? Non c'è niente. Lì c'è il cacciavite e volevo dire la chiave inglese. No, niente, non è qua dentro. Dove si trova sta stun gun? Mamma mia! Nonna! Mi sai dire dove è la stun gun? Potrebbe trovarsi, sapete anche dove? Dentro una di quelle casse di legno, però ho bisogno della stun gun. Volevo dire della crowbar. Ok, scendiamo qua. Qui c'è gasoline can che però non ci serve. Ma dai, ma dai! Non sto trovando proprio gli oggetti per avere qualche arma. No, sapete, vorrei tanto prendere almeno la chiave per le telecamere, per entrare nella stanza delle telecamere. In questo modo non lo posso fare. Vediamo qua. Ok. Dentro sto cassetto c'è qualcosa? Beh, almeno abbiamo trovato la weapon key. No. No, ma dai, nonno, ma dai, cosa ci fai qua? Che poi questa divisa qua che hai sembra più un pigiama che altro. Sembra che abbia il pigiama, però non è un pigiama, è una cosa da infermiere. Va bene. Scendiamo qua. Facciamo solo attenzione a non farci. Perché non scende? No, 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 no. È entrata subito in bagno, proprio. Tempismo perfetto! Appena vado in bagno me la becco lì davanti che stava entrando in bagno. Quante potevano essere le possibilità di trovarmi subito la nonna che stava per entrare in bagno? Quante? Dai, insomma, proprio veramente sto facendo una partita brutta. Non ho mai giocato così male a Granny. L'ho sempre giocato bene. Dai, su. Andiamo a recuperare subito sta weapon key. Mamma mia, su. Dobbiamo fare attenzione, la weapon key si trova in bagno. Nonno potrebbe essere spawnato in bagno. No, stranamente non è in bagno. Meglio così, meglio così. Io nel dubbio tiro qua. Ok. Prendi qua la weapon key. Perfetto. Andiamo qui sotto. Oh, finalmente abbiamo questo bellissimo shotgun. Finalmente. Voilà. Voilà. Ok. Dobbiamo far fuori adesso la nonna, quindi questo lo droppo. Lanciamo qui fuori la weapon key, così faccio rumore e attiro la nonna. Ok, perfetto, prendiamo qua lo shotgun. Nonnina, vieni qua. Eccola lì. Shot! Ah, ah, ah. Nonno, dove sei? Dove sei che ho bisogno della tua chiave? Voglio vedere almeno il piano superiore. Eccoti qua. Shot! Perfetto! Prendiamo. No, 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 no! Dai, su! Come la prendo così la chiave? Come la prendo? Oh! Security key, perfetto! Andiamo a vedere la soffitta com'è fatta! Voilà! Sì, che bello, che bello! Andiamo qua, veloci, veloci! Apri qui questa porta. Già che ci siamo, possiamo vedere anche com'è fatto coso, come che si chiama? Il marito di Slendrina, perché le cutting pliers si trovano qua dentro. Apri qua, prendi qua, cutting pliers. Poi andiamo a prendere di nuovo sotto lo shotgun e vediamo com'è fatto il marito di Slendrina. Lascia qua dentro, perfetto. Chiudi, andiamo sotto, recuperiamo lo shotgun e ce ne veniamo di qua. Voilà, scendi qua, veloci, veloci. Prima che il nonno si svegli, prima che si sveglia. Mamma mia, mamma mia. Ok. Lo shotgun dov'è? L'ho droppato qua sotto, infatti si trova qua. Raccogli, perfetto. Ora mettiamoci almeno due munizioni, almeno così se dovessi beccare la nonna, se lei si fosse già svegliata, possiamo colpirla. Una e due. Perfetto, perfetto. Andiamocene qua. Dentro la stanza di sicurezza, apri qui la porta, perfetto. Chiudiamo.
E ora saliamo sopra, mamma mia, finalmente, finalmente, dopo aver preso tutte quelle bastonate dalla nonna e dal nonno, finalmente siamo arrivati qua, nella soffitta che non è cambiata, non è cambiata. Ma come? Tutto questo giro per una soffitta che non è cambiata minimamente? Ma no, ma dai, ma qui mi stanno a trollare. Ah, è vero che qua comunque siamo nella vecchia versione, quindi non abbiamo l'elicottero, quindi qua non ci sono le porte, siamo senza elicottero e vabbè, non importa, tanto qua non andiamo a fare nessuna fuga, ma ci limitiamo più che altro ad esplorare la mod, se ci sono nuovi cambiamenti e nuove cose. Vediamo qua come è diventato il marito di Slendrina. 3, 2, 1 e scioppiamo! Voilà! Perfetto! Quindi questo posso pure dropparlo qua fuori o qua sotto. Droppa qua. Scendiamo sotto. Recuperiamo le cutting pliers. Ok, perfetto. Mi era sembrato di aver visto un attimo la nonna. Mi era sembrato di aver visto la nonnina. Mi ricordo che in passato quando facevo i video mod su Granny 2 andavo a far pure la fuga. Ora non so perché, non... si vede che ho perso allenamento, chi lo sa, però non riesco più a farla. Vabbè, non importa. È anche vero che essendo che qua su Granny 2 gli aggiornamenti ci sono una volta ogni tot di mese, è ovvio che poi ci gioco sempre di meno, quindi non sono più pratico come prima. Il marito di Slendrina è rimasto uguale, non è cambiato minimamente, non è cambiato, è così, mamma mia, ma dai! Beh, però in compenso noi teoricamente abbiamo recuperato le cutting pliers, la chiave del padlock, beh, per uscire ci mancherebbe anche la ruota, quella per girare, per togliere la grata. Ah no, pure la crowbar devo trovare, la crowbar e poi teoricamente uno fuggirebbe. Va bene, però intanto qua non penso di far la fuga. Vediamo qui dentro cosa c'è, così per completezza, per curiosità. Non c'è niente. Prendiamo lo shotgun, così lo ricarico di munizioni. Andiamo qua, veloci, veloci. Uno, no, 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 e mette, mette, raccoglie, raccoglie, su, insomma. Ah, è vero, lo shotgun è già carico. Va bene. Su, su, scendi, scendi. Droppa, sì, e vabbè, insomma, 3 ore per scendere. Insomma. Nonni, dove siete? Dove siete, nonnini? Nonnini cari? Vi sto aspettando! Non arrivano più! Eccola qui! Nonna, prendi qua, mamma mia! Qui dentro c'è qualcosa! No, non c'è niente, non c'è niente! C'è soltanto il quadro! Vediamo dentro i cassetti se c'è qualcosa di utile, di interessante! Niente! Qui devo fare attenzione perché il nonno può sbucare da un momento all'altro! Apri qua, apri qua! Apri qua, niente! La crowbar ancora non si vede. No, è vero, sta crowbar che fine ha fatto? Non l'ho vista minimamente. Qui dentro niente. Ah, forse potrebbe trovarsi nell'altra parte dove si trova il figlio di Slendrina. Però vabbè, adesso non lo andiamo a fare, che abbiamo fatto ormai chissà quante volte. Saliamo sopra, togliamo almeno la corrente dalla porta, così giusto per togliere un lucchetto, giusto così per curiosità. Andiamo qua. Questo la lasciamo qua, su, su, droppa, droppa. Prendi qua le cutting pliers, togliamo un lucchetto e poi direi anche di finire il video, che tanto ormai abbiamo esplorato tutta la mod, abbiamo visto come è cambiata la mod. Togli qua. Oppla! Mamma mia! Mamma mia! Insomma, mi sono girato, mi sono trovato subito il nonno di lato. Per fortuna abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Per fortuna! Ok, ci alziamo qua dal letto ormai, su, rassegnati che da questa casa con i nonni infermieri, i nonni dottori non scapperemo più. E direi di finire qua anche questo video. Fatemi sapere cosa ne pensate. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, spalliciate, condividete, iscrivetevi al canale con la campanella attiva. Se comunque volete provare questa mod, vi lascio qui sotto in descrizione il video da cui potete scaricare la mod. La mod è stata fatta dal canale DH Animation, quindi comunque andate nel suo canale, troverete tutte le mod. Nel suo canale troverete anche tutte le mod che vi ho portato di Ice Cream 3, 2, non lo so, comunque tutte le mod del gelataio. Noi ci vediamo in un prossimo video e come sempre vi auguro una buona giornata, una buona serata e una buonanotte. E adesso vi lascio la lista dei saluti. Ciao a tutti!